Buonasera a tutti. Oggi parliamo per la nostra serie di Hermann Hesse di un altro libro, La cura, e ne parliamo con Isabella Tommasello. Bene, allora, cara Isabella, questo libro, scritto nel 1925, vuoi dirci di che cosa parla? Questo libro di Hermann Hesse parla proprio di Hermann Hesse. È l'esperienza dell'autore a una stazione termale di Baden, precisamente in un albergo a Heiligenhof. E qui egli trascorre alcune settimane. L'autore vuole reimmergersi nella vita borghese che ha lasciato da tempo, perché l'autore vive in campagna, vive in solitudine, dove scrive, dove ricerca se stesso, dove è se stesso. E in questa occasione desidera reimmergersi in una realtà borghese, tipica della società del tempo. Bene, parlando di questo testo, qualche giorno fa tu mi dicevi dell'ironia presente in esso, come una cosa molto, molto importante. Io ho fatto fatica a capire questo aspetto, perché non mi sembra che l'ironia sia la cifra fondamentale dei testi di Hermann Hesse. Vuoi spiegare un po' questo aspetto dal tuo punto di vista? Hai ragione, ma in questo caso Hermann Hesse, in questa opera, vede se stesso, parla di sé. Parlando di sé, si vede al di fuori di quello che è il suo mondo abituale, quello in cui crede, quello dove trova l'ispirazione per le proprie opere. Si vede proiettato in una esperienza nuova per lui, vivere da borghese. Quello che compie, quello che fa, come agisce, gli appare ovviamente qualcosa di avulso, di diverso da quello che egli ritiene giusto, vero di sé. Per cui si guarda ovviamente con un occhio ironico, un po' sorridente, un po', come si può dire, che permette, che concede d'essere così, ma che sotto sotto critica. Molti sono i personaggi di questo testo che Hermann Hesse descrive. Ce n'è qualcuno in particolare che risalta rispetto agli altri nel racconto? C'è un intero capitolo dedicato all'olandese. L'olandese è un personaggio abbastanza di rilievo all'interno dell'opera. È un paziente, un ischiatico, esattamente come Hermann Hesse nell'albergo a fare le cure, ma è più baldanzoso, è più sano, diciamo, e i suoi dolori sono limitati rispetto a quelli di altri pazienti e rispetto a quelli di Hesse. È una persona che tutto sommato è simpatica, dà fiducia, è lì nell'albergo assieme alla moglie. Potrebbe sembrare, diciamo, un compagno di conversazione ideale. Se noi lo vediamo presentato da Hermann Hesse nella sala da pranzo, lo troviamo silenzioso, a modo, di garbo, non invadente, ma, come sempre nei personaggi di Hesse, c'è l'antitesi. L'antitesi è qualcos'altro. L'antitesi è nel modo di essere dell'olandese di notte, ma più ancora di come Hermann Hesse lo percepisce di notte. Hermann Hesse è nella stanza numero 65. L'olandese con la moglie è alloggia, diciamo, nella stanza numero 64. Sono vicini. L'olandese di notte ama conversare, chiacchierare, ricevere amici, conversa con la moglie fino alle 11 di sera e poi di notte si alza, può andare a bere. Hermann Hesse è abituato a cercare la concentrazione nel silenzio. L'olandese diventa qualcosa di dirompente, di terribile per lui, arriva ad odiarlo. E a un certo punto odia anche se stesso, perché non può odiare per motivi così futili una persona. Non sa come risolvere la situazione, si immagina di andarsene via, di trovare il modo di far cacciare l'olandese. Tutte cose che però sa benissimo non hanno un senso effettivo. E allora ricerca in se stesso la risposta. E la ricerca va a finire nel suo modo di concepire la vita, che è quella dell'amore, del trovare la via a Dio, perché Dio, come anche diciamo il concetto di unità indiano, anche Dio stesso, che è un Dio onnicomprensivo, che sta
dentro l'unità o che comprende l'unità. È l'unica via. E l'unica via qual è? L'amore, perché l'amore è comprensione, comprende, prende dentro tutto. Se prende dentro tutto, prende anche l'olandese, prende anche Hesse ischiatico, prende le sue paure. E quindi una notte, come anche in Siddhartha, la notte è importante, si mette a pensare come saper amare l'olandese. E ci lavora su, comincia ad amare un pezzettino, un braccio, un dito, uno sguardo, finché dopo un lavoro durato 3 ore intensissime, finalmente riesce a possedere l'olandese. Lo ama. Ha risolto il problema. Ah, interessante. Riprendendo questo collegamento con Siddhartha, ricordo che Siddhartha è stato scritto 3 anni prima, nel 22, no? E penso sia interessante mettere a fuoco le due vite, quella di esse nella nostra cura e quella di Siddhartha. In particolare, e poi dice qualche cosa dei vizio, che funzione ha, che rapporto ha, che senso ha il vizio, quindi il cedere ai vizi, nelle due opere, in Siddhartha e anche in questa la cura. Poi vedremo se sei d'accordo anche come ci si stacca da questa situazione di piena presenza all'interno del vizio. Beh, partiamo da un concetto, l'antitesi. L'antitesi, secondo Hesse, è presente costantemente nella vita. E per vita consideriamo un concetto allargato, non solo la vita degli uomini, la vita della natura stessa, del cosmo stesso. È un occhio ampio di Hesse sull'esistenza, che è fatta di antitesi e di contraddizioni. Egli stesso, tra l'altro, dice che tutta la sua opera, anche precedente, diciamo, è protesa a trovare una connessione, quasi un piegare degli elementi antitetici l'un verso l'altro per ricondurli a un'unità di base, che è alla fine il fondamento della vita stessa. Allora, nella cura i vizi emergono e come? In un capitolo dove Hesse in particolare prova un profondo scoramento, descrive i vizi che ha acquisito in questa permanenza. Hesse si è lasciato coinvolgere dalla vita borghese, proprio quella vita così insulsa, potremmo proprio chiamarla così, che egli ha sempre denigrato e da cui si è tenuto bene alla larga. Infatti inizialmente, quando entra dentro l'opera stessa, Hesse ci parla di un cinema banale, che è senza senso, che è marginale, che vanifica l'importanza dell'immagine che viene rappresentata in discorsi che hanno poco senso, sottolinea l'importanza di una dieta rigorosa, l'importanza dell'attività fisica, della concentrazione. Via via che si va avanti e che il nostro povero paziente ischiatico viene travolto da tutte quante le norme che condizionano la vita di questi pazienti qui, borghesi, si troverà a bere un bicchiere di troppo, ad andare al corso a sentire una musica che non è affatto la musica divina che egli ama sentire, la musica raffinata, quella vera, ma una musica adattata all'orecchio dei più. Andrà perfino al cinema a vedere dei film non particolarmente belli, non particolarmente significativi, si troverà a conversare del più e del meno, senza pensare a quello che sta dicendo, ma solo per convenzione. Si troverà perfino a frequentare una sala da gioco, anche se tra tutti i vizi borghesi, Hesse dirà che il gioco è quello meno grave, perché nel momento in cui una persona vince, vince per destino, non per ragionamento. E il destino, il fatto, è ciò che più ci avvicina a quella casualità, a quel caos, a quell'insieme di cose che non può essere regolato dalla ragione e che corrisponde a quell'unità del mondo in cui ci si può lasciare andare affidandosi a Dio. Ma ad un certo punto cambia. Ad un certo punto il vizioso non è più vizioso. Adesso ci racconterai come. Io voglio solo leggere questo piccolo brano dove lui dice: vorrei trovare un'espressione per la duplicità del mondo. Vorrei scrivere capitoli e frasi in cui melodia e antimelodia apparissero contemporaneamente, in cui al molteplice
si affiancasse sempre l'unitario, al faceto il serio. E questo è il punto fondamentale. Per me, infatti, la vita consiste soltanto nel fluttuare tra due poli, nell'andare e venire tra i due pilastri base del mondo. Ecco, ci dici un pochettino come questo libro, che poi è anche espressione della poetica generale di essere, ci racconta questo cambiare e nello stesso tempo unire le due antitesi del mondo. Per rispondere si può partire da un concetto, la psicologia dell'occhio cosmico di Hesse, senza voler entrare nella filosofia. Si può pensare alle numerose antitesi che sono presenti nella cura di Hermann Hesse, come per dire che il mondo non è unitario nel senso che si presenti in un modo unico per cui la verità, la realtà corrisponde a ciò che noi vediamo, ma si esprime in maniera spesso antitetica. Ritrovarne l'unità non è semplice, ma lo si può fare attraverso, come dice Hermann Hesse, uno stato di grazia, cioè nel voler vedere le cose attraverso l'occhio di Dio, attraverso l'amore, attraverso la comprensione di tutto quello che noi vediamo. Comprendere le antitesi, comprenderle vuol dire anche unirle e vedere quello che è la realtà e accettarla. Per fare un piccolo esempio, uno dei personaggi che troviamo leggendo la cura è il signor Kesselring. Il signor Kesselring è un bellissimo uomo, è un hidalgo, ci si aspetterebbe da lui ogni cosa preziosa, ogni pensiero nobile, e così pensa Hesse, ma poi quando lo incontra, fa amicizia, gli parla, scopre che Kesselring tiene sempre in tasca delle figurine pornografiche, anche diciamo non particolarmente raffinate, e questo lo delude molto, lo delude perché in quel momento lì egli lo considera calato nel borghese che vuole impersonare e quindi vede solo quello che ha davanti, non guarda con la capacità ampia di raccogliere l'umanità in un insieme più ampio, dove ci sia il positivo e il negativo, e il positivo e il negativo insieme risultano come una musica a due voci, dove l'una voce è diversa dalla seconda voce, ma è complementare e non può star senza. Bene, è il momento di concludere. Allora vorrei chiederti, Isabella, ma allora perché leggere questo libro di Hesse? Direi per conoscere meglio noi stessi. A volte noi vediamo le spigolature nostre, ci soffermiamo su un vizio, su un difetto, oppure ci esaltiamo per un pregio. Non ci consideriamo mai, o forse mai, un insieme. Ci accettiamo veramente per come siamo? Perché se accettiamo noi così come siamo, riusciamo anche ad accettare gli altri come sono e a vederli con un'ottica diversa. Attraverso la lettura della cura possiamo curare noi stessi in maniera simpatica, piacevole, se vogliamo anche brillante, e avere di noi un'opinione più ampia, globale, che ci fa sentire più in linea con la grandezza dell'universo stesso. Molto bene, io vorrei ringraziare Isabella Tomasello per il suo contributo importantissimo e aggiungere un ulteriore motivo per leggere questo libro. Pur non essendo un romanzo, si inserisce perfettamente nel fiume della poetica di Hermann Hesse. Io quando l'ho ripreso in mano, questo libro l'avevo letto nel 1978, quindi molti anni fa, non me lo ricordavo. Prima di rileggerlo mi sono chiesto, ma forse sarà un po' pesante, forse non sarà bello come i romanzi che sto leggendo. Invece no, mi ha aiutato moltissimo a capire ulteriormente Hermann Hesse.